Noi abbiamo i quattro finalisti diretti della categoria F2, cominciamo dal quarto tempo assoluto che è Cantol Michele, un pilota che viene da Vicenza. Allora Michele, raccontaci un po' come sono andate queste prove di oggi, anche se ne abbiamo fatte solo due. Le prove sono andate molto bene, la macchinina va molto bene, sono contentissimo. Io corro con una mole montata di scatole, con il motore Max Power, con il quale mi trovo veramente molto molto bene. Sia stato anche un po' fortunato perché sono riuscito a fare 5 minuti senza fermarmi per il rifornimento. Di conseguenza, girando come tempo e proprio anche rispetto ai miei avversari, sono riuscito a qualificarmi quarto e a passarmi direttamente in finale. Un ringraziamento in particolare va alle persone di Bologna che mi hanno seguito in questi mesi, che sono Alberto Tedeschi, Cristian Cavicchioli, che conosciamo molto bene, e Federico Vanni, che invece sta correndo nella categoria F2. Poi ringrazio anche tutti i ragazzi della pista di Montecchio Maggiore di Vicenza, e in particolare anche Cenci, Ivano e Stefano Maestro, con i quali ho cominciato a correre da pochissimo tempo e sono da 2 anni che corro. Ottimo, quindi un ottimo risultato. Benissimo, grazie. E passiamo al terzo tempo assoluto di questa giornata, che è Martini Luca, già finalista diretto altre volte, se non vado errato, viene da Mantova. Luca, anche tu raccontaci un po' oggi come hai vissuto queste prove. Beh, le prove sono andate abbastanza bene, per fortuna abbiamo fatto un po' fatica a trovare l'assetto, ma alla fine siamo riusciti a trovarlo e io corro con una Mugen MRX5, la macchina va molto bene, motore picco e devo dire che sta dando buoni risultati. Quest'anno riusciamo a fare tranquillamente 5 minuti, il motore va forte, gomme di MR che devo dire sono contento, vanno bene. La pista carina, quindi insomma speriamo bene per la finale domani. Benissimo. E arriviamo al secondo tempo assoluto, che è Simone Pausini. Simone, già un titolo in bacheca europeo, che è stato premiato a questo campionato europeo B1-8 come pilota più giovane, quindi già una bella soddisfazione. Portiamo in gara il nuovo motore della LM, del signor Voghera. Raccontici un po' com'è. Quindi va molto bene, ma anche molto forte, considerate la velocità e le situate oggi. E basta, la giornata è andata tutto sommato bene, anche se ho fatto una sola qualifica, perché ne ho uno dei problemi della seconda. Io uso il modello di Daniele Gelasi, che mi ha regalato, una Shelter Velox, motore DM e gomme O3S. Benissimo, speriamo allora domani una buona finale, ok? E arriviamo al TQ della giornata, al Top Qualify, che viene premiato con una targa offerta sempre da Gianluca Deci, da Boss, della pista di Cassino. Allora, Vecchierelli Alessandro viene da Viterbo, una new entry credo nelle nostre interviste, categoria F2, raccontaci un po' come hai vissuto la giornata di oggi. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Ottime qualifiche, ho fatto la pole, mi dispiace per il tempo che purtroppo ha creato problemi anche ai miei avversari, perché ovviamente non hanno disputato la terza e la quarta batteria. Comunque la macchina va bene, speriamo che domani, una bella gara, bocca al lupo a tutti. Io corro con una Mugen motorizzata Rez, che è veramente un gran bel motore. Ringrazio Giovanna Marchetti per le gomme, JTEC, veramente buonissime gomme. E comunque ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. E una cosa molto importante, vorrei salutare la mia compagna che si trova a Londra per lavoro, e la ringrazio. Benissimo, grazie a voi della collaborazione, in bocca al lupo per domani.